Presidente, una presentazione importante di un momento molto importante per il basket lombardo, ma non solo. La location è di quelle eccellenti, Regione Lombardia, una bella vetrina per il basket giovanile, ma come dicevamo non solo giovanile. Sì, una manifestazione che si ripete ed ha tutti i presupposti per essere e diventare una grandissima manifestazione, un grosso appuntamento, perché oltre alle finali regionali che già sono di un ottimo livello, quest'anno per la prima volta si intersecano delle finali nazionali di Under 18 a livello maschile e femminile, per cui il massimo del campionato giovanile in Italia. Un grosso impegno, come ho appena ribadito in conferenza stampa, però che ci vede pronti e preparati e cerchiamo con il nostro spirito organizzativo di portarle al termine al meglio. E come sottolineava lei nella domanda, il livello tecnico è quello che ci interessa e quello a cui ci teniamo molto, perché è una preparazione a livello organizzativo totale, perché sappiamo che a livello tecnico si esprime la pallacanestro ai massimi livelli a livello giovanile. Ecco, altri due elementi fondamentali sono stati sottolineati durante la conferenza stampa: il rapporto con le istituzioni, in questo caso Regione Lombardia che ha messo a disposizione la sua piazza, e l'ingresso di nuovi sponsor. Sì, noi ringraziamo la Regione Lombardia perché è veramente stato un punto fondamentale, soprattutto con la location, ma poi la volontà degli uffici di volergli organizzare queste manifestazioni, tra virgolette, in casa. Ringrazio anche il Comune di Milano, perché ricordiamoci che oltre ad essere Regione Lombardia siamo a Milano, per cui sede fantastica. E tutto ciò ci vede in buonissimi rapporti, ci vede collaborare a 360 gradi, con difficoltà organizzative, ma senza alcun tipo di ostacolo o pregiudizio. Per cui siamo molto contenti e orgogliosi di poter collaborare veramente a questi livelli. E niente, per cui ribadisco, l'ingresso di nuovi sponsor sono importanti, perché a livello regionale la nostra piccola, tra virgolette, autonomia ci permette appunto di avere la forza di poter organizzare tutto ciò. Cerchiamo di coltivarceli nel modo più professionale anche qui possibile, per fare in modo che uno sponsor, quando arrivi, non sia una meteora ma si appassioni al nostro sport e ne tragga giustamente dei vantaggi, come tutti gli sponsor ne devono trarre, a cominciare dalla visione, ecco, il fatto di essere presenti e avere una certa rilevanza. Vicepresidente Mara Invernizzi, presentate le finali regionali e nazionali per quanto riguarda le Under 18, maschili e femminili. Dal suo punto di vista, naturalmente, un occhio particolare per la pallacanestro femminile, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente saranno delle finali nazionali di altissimo livello, sia dal punto di vista sportivo, quindi sul campo giocato, e sia dal punto di vista della location e della spettacolarizzazione. Quest'anno abbiamo le migliori 8 squadre italiane che si sono qualificate, sia per i maschi che per le femmine. Avremo 3 fuori quota per ogni squadra e giocheranno, appunto, si sfideranno su questo campo che è sicuramente suggestivo proprio per la sua location. Quindi io credo che si aggiungerà spettacolo allo spettacolo. Ci mancherà sicuramente soltanto l'ingrediente fondamentale, che è quello del pubblico, che sicuramente riesce ancora a creare più calore e più verve alle partite. Quindi attendiamo che arrivino veramente tantissimi ospiti. Ecco, pubblico della pallacanestro che sembra in aumento, sembra più interessato e più competente che mai in questo momento, anche per quanto riguarda il basket femminile. Io credo che il basket sia uno sport proprio che si presta ad avere un pubblico, diciamo, più educato. Perché comunque, a parte che sicuramente le regole sono molto più restrittive rispetto anche sul campo, rispetto ad altri sport, e comunque c'è sempre stata una politica sugli spalti che porta sicuramente, incentiva, soprattutto in un momento così difficile come questo nella nostra società, ad attirare genitori, ad attirare comunque più pubblico. Dal punto di vista della competenza, credo che basket sia uno sport spettacolare, ma che necessiti di un pochettino di competenza, quindi questo fa anche un po' da filtro. Comunque chi si avvicina poi rimane spesso colpito, e la passione, diciamo, la scintilla spesso nasce spontanea. Non vedo l'ora di partecipare e di assistere a queste finali del weekend del 7, 8 e 9 giugno.
ti aspettiamo tantissimi per tifare, visto che la pallacanestro è nel cuore di tutti i milanesi, di tutti i lombardi, visto che ci sono tantissime squadre d'eccellenza che giocano nei campionati di livello. Quindi in bocca al lupo, perché l'organizzazione, come dicevi prima, non è semplice, però con il supporto, l'aiuto e la collaborazione si riesce a fare rete, si riesce a fare squadra e raggiungere l'obiettivo, e rinnovo l'invito a partecipare in Piazza di Città di Lombardia il 7, l'8 e il 9 giugno.